Cominciava un anno fa l'odissea per 700.000 Rohingya, i musulmani birmani perseguitati e costretti a fuggire in Bangladesh dal vicino Myanmar. Un dramma umanitario del quale non si intravede la fine. Giacomo Segantini. È passato un anno da quando abbiamo attraversato il fiume Naf. Rashida è una dei 700.000 Rohingya fuggiti in Bangladesh dal vicino Myanmar. Le persone stipate nei campi profughi di Cox's Bazar oggi sono più di 900.000 in condizioni igieniche disastrose. 25 agosto 2017, l'inizio delle violenze contro la minoranza musulmana dello stato del Rakhine. Casus belli, l'assalto ad alcune stazioni di polizia da parte di un gruppo di militanti. La risposta dei militari birmani è devastante e prende di mira i civili. 25.000 uccisi, interi villaggi bruciati, stupri, pulizia etnica, secondo le Nazioni Unite. Le lacrime di Papa Francesco lo scorso dicembre, quando incontrò un gruppo di Rohingya in Bangladesh. Nell'ex Birmania il loro nome è tabù, apolidi, indesiderati, immigrati senza diritti e senza libertà. Le autorità di Myanmar negano tutto, affermano di essere pronti a riaccoglierli. Per l'ONU non ci sono le condizioni. Da Aung San Suu Kyi nessun aiuto. La leader de facto del governo civile e premio Nobel non ha mai condannato i militari. Martedì scorso si è rifiutata di chiamarli con il loro nome. La città scozzese di Edimburgo ha deciso di ritirarle l'onorificenza che le aveva concesso nel 2005. È la settima dall'inizio della crisi, il prezzo del silenzio.